La funzione parcheggio a mani libere consente di individuare un posto auto e di parcheggiare o uscire da un posto senza dover azionare il volante. Utilizzando le informazioni raccolte dai sensori a ultrasuoni nei paraurti anteriore e posteriore, la funzione è in grado di assistervi nelle manovre prendendo il controllo del volante. Per attivare Easy Park Assist, premere questo pulsante. La spia integrata si accende e nella schermata Easy Link appaiono tre opzioni di manovra di parcheggio: parallela, perpendicolare e angolata. Attivare l'indicatore di direzione del lato in cui si desidera cercare un posto auto. Se si procede a una velocità inferiore a 30 km orari, il sistema cerca un parcheggio disponibile. Quando viene rilevato uno spazio, questo viene visualizzato sullo schermo multimediale con la lettera P minuscola. Continuare a spostarsi delicatamente in avanti finché non viene visualizzato il messaggio stop, accompagnato da un segnale acustico. Lo spazio viene quindi riclassificato sullo schermo con la lettera P maiuscola. Il sistema è quindi pronto per la manovra ed è possibile inserire la retromarcia. Sul quadro della strumentazione viene visualizzata questa spia accompagnata da un segnale acustico che richiede al conducente di lasciare il volante e seguire le istruzioni riportate sullo schermo. Tutto ciò che si deve fare è cambiare marcia avanti e indietro usando la leva del cambio e i pedali. La velocità non deve superare i 7 km orari. Una volta completata la manovra, la spia si spegne e viene emesso un segnale acustico. Se il veicolo è dotato di una telecamera di retromarcia, è possibile visualizzare le aree circostanti sullo schermo multimediale. Per uscire da un parcheggio parallelo è anche possibile utilizzare la funzione Easy Park Assist. Premere il pulsante per attivare la funzione, quindi selezionare il diagramma che corrisponde a questa manovra sullo schermo multimediale e attivare l'indicatore di direzione per il lato da cui si desidera uscire. Quindi tenere premuto il pulsante per circa 2 secondi. Questa spia compare sul quadro della strumentazione accompagnata da un avviso acustico. Senza toccare il volante, utilizzare solo la leva del cambio e i pedali per eseguire le manovre successive in marcia avanti e retromarcia. Il sistema avvisa il conducente alla fine della manovra disattivando la spia sul quadro della strumentazione ed emettendo un segnale acustico. È tuttavia possibile riprendere il controllo e sospendere la funzione Easy Park Assist in qualsiasi momento, riprendendo manualmente il controllo del volante o premendo questo pulsante. Easy Park Assist non deve essere utilizzato in caso di traino e funziona solo se rileva altri veicoli. Pertanto questa funzione non può essere utilizzata in un parcheggio vuoto in quanto non rileva i segnali a terra. Durante le fasi di manovra, il volante potrebbe girare rapidamente, non mettere le mani al suo interno e assicurarsi che nulla possa influire sulla sua rotazione. Infine, tenere presente che questa funzione è un ausilio alla guida che non deve comunque sostituire la vigilanza del conducente. Effettuare sempre un controllo visivo per confermare che lo spazio di parcheggio suggerito dal sistema non presenti ostacoli.